nessuno di noi è soddisfatto del risultato che abbiamo avuto come Lega. La Lega meritava molto di più di quello che abbiamo ottenuto. Quando ci sono risultati di questo tipo significa che qualcosa non ha funzionato. Ci siamo presi qualche giorno dopo il risultato delle elezioni amministrative per comprendere e capire cosa avremmo dovuto fare meglio e soprattutto cosa non ha funzionato. Primo dato incontrovertibile: la candidatura di Antonetti ha inclinato lo storico rapporto di fiducia tra i nostri elettori e la Lega. E già da 5 giorni stiamo lavorando per recuperare a questa situazione incresciosa rispetto alla quale ci siamo trovati davanti. Perché vogliamo arrivare a riconfermare la doppia cifra alle prossime elezioni regionali anche nella città di Teramo. Quindi da oggi parte la nostra cavalcata di ricostruzione, di interlocuzione con l'elettorato, di spiegazione di quello che è avvenuto in questi ultimi mesi, di come e quando la Lega ha attivato tutti i campanelli di allarme, parlando anche agli alleati della coalizione di centrodestra e dicendo che probabilmente quel tipo di scelta sarebbe stata una scelta che avrebbe pesantemente penalizzato, azzoppato la stessa coalizione. Purtroppo siamo stati facili profeti. E questo non lo dico con soddisfazione, lo dico con rammarico, perché purtroppo, forse a differenza degli altri, noi non abbiamo un rapporto con gli elettori di controllo del consenso. I nostri elettori sono elettori liberi, che valutano di votarti o no in base alla proposta politica complessiva, in base alla credibilità delle persone che si individuano come leader di una coalizione. La Lega non fa politica da Prima Repubblica e quindi di conseguenza quelli che hanno subito maggiormente il calo elettorale siamo stati proprio noi, perché il nostro elettorato non ha capito, non ha compreso il motivo per il quale abbiamo dovuto sostenere un candidato scelto d'Azione, che è un partito che è alla opposizione del governo nazionale, che è un partito di sinistra, che ha individuato un candidato che nella sua storia personale, quelle poche volte che si è affacciato alla politica, lo ha fatto da sinistra. E quindi comprenderete che magari a differenza degli altri, che hanno magari forse un voto più controllato, diciamo così, la libertà del voto degli elettori della Lega non ha premiato la Lega stessa. E questo è un dato assolutamente certo. In quelle drammatiche giornate per la chiusura del cerchio, che Teramo aveva bisogno di un candidato di centrodestra assolutamente riconducibile all'espressione di uno dei partiti che componeva la coalizione di centrodestra. Perché questa è una città che doveva contrapporre a un sindaco di sinistra un candidato identitario, riconosciuto, riconoscibile e che della sua storia personale ne fosse la espressione più alta della coerenza, dell'appartenenza, della preparazione e soprattutto della capacità di guidare una coalizione che, ricordo, governa i maggiori comuni in questa regione, governa la regione Abruzzo e governa la nazione. Quindi non si poteva e non si doveva sbagliare su Teramo città. Ma anche su questo non siamo stati ascoltati. Non è stata la Lega a portare il nome di Antonetti sul tavolo nazionale del centrodestra. La Lega sul tavolo nazionale del centrodestra, così come ha fatto sul tavolo regionale, ha portato la candidatura, ha offerto la candidatura alla coalizione dell'avvocato Pietro Quaresimale,
nostro assessore regionale. Non si è voluta trovare la quadra sul tavolo regionale, eppure si poteva trovare. Noi non abbiamo mai detto o è quaresimale o non siamo d'accordo. Noi abbiamo detto, noi offriamo quaresimale, ma siamo pronti a convergere su qualsiasi candidato espressione di uno dei partiti della coalizione, senza se e senza ma. In più ricorderete che siamo stati, sempre con la coerenza che ci contraddistingue, coloro i quali erano contrari alla chiusura di un accordo con Azione. Abbiamo posto noi la questione della presenza del simbolo di Azione all'interno della coalizione di centrodestra. Ci siamo presi anche una polemica, il segretario Costantini è stato anche oggetto di polemica su questo. Ci avevano spiegato che era necessario fare un percorso di allargamento del centrodestra, costruendo, a mio modo di vedere, un'alchimia politica senza alcun tipo di senso, perché Azione avrebbe fatto la lista. L'avete vista voi la lista d'Azione? Questa grande operazione politica si è tradotta in 5-6 candidati di Azione all'interno della lista civica, di una delle liste civiche del candidato sindaco Antonetti. Quindi questa grande operazione, la sintesi di questa grande operazione è che abbiamo rinunciato a candidare una espressione diretta di un fortissimo centrodestra per aderire alla candidatura di una espressione di Azione che poi non ha avuto neanche la forza di comporre la propria lista e si è ridotta a candidare 2, 3, 4, 5 persone all'interno di una lista civica del candidato sindaco. Questa si chiama in politica operazione suicida, questa è la verità. E l'elettorato che non ha l'anello al naso l'ha capita come l'abbiamo capita noi della Lega e evidentemente ha fatto delle scelte precise. Sottanelli e Azione dicano, visto che tacciono, con chi saranno candidati e con chi si candideranno alle prossime elezioni regionali. Su questo credo che vada fatta chiarezza, così ci togliamo pure dall'imbarazzo, dal chiacchiericcio di repliche delle esperienze teramane. L'esperienza teramana è stato un fallimento. Non si può mettere in crisi la credibilità, la forza, il buon lavoro che Marco Marsilio e la coalizione di centrodestra hanno fatto in questi quasi 5 anni di amministrazione regionale, semplicemente per provare formule che non hanno evidentemente né una logica né una coerenza politica. Poi chiedo scusa, io mi sono dedicato personalmente negli ultimi 7-8 giorni, senza mai far mancare la mia presenza, il mio apporto, le mie telefonate, i miei interventi, come si fa in una normalissima campagna elettorale, in tutti i 30 giorni a Teramo come negli altri comuni. Ma negli ultimi 7-8 in particolare ho proprio girato fisicamente questa città, sono andato nelle frazioni, ho visitato realtà produttive, sono stato a fianco dei nostri candidati. Noi una visione di città ce l'avevamo, ce l'abbiamo tuttora e abbiamo provato a spiegarla all'elettorato. Però consentitemi, se per buona parte della campagna elettorale, invece che di opere pubbliche, di infrastrutture, di PNRR, di occupazione, di politiche sociali, di agricoltura, si parla della difesa del timballo e delle sette di virtù, è di tutta evidenza che abbiamo un problema, abbiamo avuto un problema come centrodestra di proposta politica che potesse attirare l'attenzione dell'elettorato. E parlate con uno che ogni mattina si alza e difende il Made in Italy, quindi sono anch'io il primo difensore del timballo teramano
e delle sette virtù che hanno fatto grande il nome di questa città nel campo della cucina. Però le elezioni comunali evidentemente devono trattare problemi della vita reale che ogni cittadino vive, subisce e rispetto alle quali vuole delle soluzioni da un candidato sindaco. Quelle ci vogliono togliere anche il timballo, ora basta, sembrava una scena del film di Cetta la qualunque. Questa è la verità. E quindi io non accetto, e lo dico in maniera chiara, lo dico da segretario di partito, che qualcuno possa mettere in dubbio la lealtà, la correttezza, la coerenza, la credibilità, la pulizia politica e morale del partito che io rappresento e mi onoro di rappresentare in questa regione e anche in questa città. La Lega ha correttamente portato avanti la propria campagna elettorale a sostegno dei propri candidati e ha sostenuto con lealtà, pur non condividendo nulla, il sindaco Antonetti. Ovunque siamo andati abbiamo detto di votare il sindaco Antonetti e non permetto a un parvenu della politica di accusare il partito di azioni scorrette, addirittura affermando con certezza assoluta che abbiamo perseguito l'azione del voto disgiunto. Lo potrei querelare, potrei chiedergli danni per quello che ha affermato, ma non amo perdere tempo, quindi non lo farò. Non otterrei soddisfazione, evidentemente. Che dire che è imbarazzante la lettura dell'analisi politica ed elettorale che ha portato avanti. E poi, vedete, in politica ci sono delle regole non scritte, no? C'è comunque un rispetto che si porta a tutti. A tutti. A chi vince, a chi perde, agli avversari, agli amici, ai tuoi compagni di coalizione. Sentire dalla bocca di Antonetti che lui non siederà in consiglio comunale al fianco del consigliere comunale della Lega è un atto di arroganza che mi provoca una vergogna, perché lui pensa di ascriversi alla stessa categoria della politica alla quale appartengo io. Una frase del genere andrebbe condannata dalla politica nella sua interezza. Come si può affermare una frase di questo tipo? Il ruolo del consigliere comunale è un ruolo importante, io l'ho fatto per oltre 25 anni, è il ruolo più nobile, è il ruolo che ti permette di portare all'interno del consesso cittadino la voce del popolo, i problemi del popolo, e l'intelligenza di un consigliere comunale è quella di riuscire a costruire processi amministrativi per la soluzione dei problemi all'interno del Consiglio Comunale. E il consigliere comunale non costruisce muri, il consigliere comunale dovrebbe costruire ponti, ma questo forse probabilmente se facessi un corso di recupero della politica potrebbe arrivare a comprenderlo. Io dico che la Lega svolgerà con equilibrio e responsabilità e anche con critica e opposizione dura all'amministrazione d'Alberto il proprio ruolo. Io non dico che non parlerò con Antonetti, io non dico che il nostro consigliere non parlerà o collaborerà con Antonetti, perché noi parleremo con Antonetti così come parleremo con tutti i consiglieri comunali che siedono all'interno del comune. Però dico una cosa diversa,
La Lega non riconosce Antonetti come leader dell'opposizione del centrodestra. Su questo nessun dubbio.